In genere io non mi accanisco mai contro una tifoseria in particolare, almeno in pubblico, perché tutti da tifosi cadiamo nelle debolezze. Prescritti, la Juve ruba, lavali un po' il fuoco, siete stati due volte in B e tutto il resto. Chi non ha usato questi sfotto una volta ogni tanto, dai, capisco che viviamo in un'epoca di perbenismo imperante e schifoso, specialmente quando ho visto in questi giorni. Io non sono solito prendermela con una tifoseria in particolare, ma in questo caso voglio fare una mezza eccezione, e ora vi spiego perché mezza eccezione. Parlo di mezza eccezione. Io oggi voglio parlare dei tifosi dell'Inter, che in questi giorni sui social stanno letteralmente massacrando Beppe Bergomi per le sue opinioni su Sky. Oddio, io non l'ho sentita, però a quanto pare lui vanta il Milan. Come fai a non vantare una squadra che è al primo posto? Una squadra che dal post lockdown non ha perso una partita di campionato, come fai a non lodarla? E poi, per aver espresso perplessità sul gioco dell'Inter, per aver vantato il gioco del Crotone, che solo un cieco non ha visto, o uno di quelli ancora folgorati da Mourinho. Ecco, no, qui non si parla di Mourinho, perché Mourinho è un grande, me per primo che sono juventino lo dico, un grandissimo. Io avrei voluto la Juve, pensate un po', anche perché loro non è che si sono fatti questi scrupoli a prendere Conte, Trapattoni, Ibrahimovic, Vieira, Asamoah, Fanna, che era stata la Juventus. È piena la storia del calcio di ex juventini andati all'Inter. Ecco, io perché parlavo prima di mezza eccezione nel parlare mai di una tifoseria? Perché per me gli interisti, io divido gli interisti in due categorie. Gli interisti veri, quelli magari della mia generazione che hanno visto gli Altobelli, i Riccardo Ferri, Zenga, Matteus, Rumenig, e i bimbi minchia che purtroppo hanno visto solo l'Inter di Moratti. Ecco, io a questi che mi rivolgo, perdonatemi per il bimbo minchia, perché sicuramente, e ne conosco alcuni ragazzi interisti con la testa, con il sale nella zucca, ce ne sono, come ci sono i juventini testa di cazzo, assolutamente. Ecco, loro non perdonano a Bergomi alcune affermazioni, criticità sul gioco. Intanto il discorso su Eriksen, io ci feci un video tempo fa, ecco, posso dire che in tutta Italia, a parte il sottoscritto, l'unico a dire che Eriksen fosse un pacco è stato Bergomi. Lo posso dire o no? E chi aveva ragione? Poi è normale che tutti si sbaglia. Per esempio, quando Bergomi dice, se è vero che ha detto così, che l'Inter come rosa è la quarta come potenzialità della rosa, è la quarta in Serie A, per me sbaglia. L'Inter è con la Juve la rosa più forte, punto. Lì sbaglia per me Bergomi. Ma chi non ha mai sbagliato nel formulare un'opinione, ragazzi? E poi io ci metto sempre quel tocco di personale. Io già lo feci una volta un video su Bergomi attaccato dagli interisti. Bergomi, oltre ad essere un signore, è un campione del mondo dell'82, quelli non me li devono toccare, chiaro? Bergomi non me lo devono toccare, come non mi devono toccare Scirea, Cabrini, Gentile, Paolo Rossi, Tardelli, Antonioni, Ciccio Graziani, Bruno Conti, quelli non me li devono toccare, chiaro? Se no, parte l'intemerata, chiamiamola così, o il cazziatone. Ecco,
In primis per questo Bergomi non me lo devono toccare. Poi perché io avrà sue opinioni, a volte sbaglia, l'ho citato come, quando, come il discorso della quarta rosa, lì sbaglia, ma non si può dire che Bergomi non sia una persona seria, equilibrata. Addirittura molti ne hanno messo in dubbio la capacità di stare in campo, molti interisti. Ora mi fermo qua, riparto tra poco. Stavo dicendo, gli interisti si dividono in due categorie che coincidono. Dov'è il confine fra queste due categorie? L'avvento della presidenza Moratti. L'avvento della presidenza Moratti. Io conosco io ho un mare di amici interisti, non ne ho sentito uno fare questi discorsi. Sarà perché siamo vecchi, non lo so. Ma chi è cresciuto con Bergomi, Zenga, Ferri, Altobelli, Matteoli, Matteu, Salto Serena, anche Bergkamp e Jonk, perché no? Anche Bergkamp e Jonk, che per me non sono stati molto capiti. Rispetto a Eriksen erano di un altro pianeta, Bergkamp e Jonk. E hanno vinto una Coppa UEFA con l'Inter, salva l'ultima giornata. Non so se rendo l'idea. Rubens Sosa, Scialimo. L'avvento della presidenza Moratti ha trasformato l'Inter in una provinciale di lusso stile Roma o Napoli. Questo ha fatto l'avvento della presidenza Moratti. È cominciato i piagnistei per gli arbitraggi, Giuliano. Io capisco l'incazzatura, ma finisce là, no? Che la tiri per anni. Rafforzato da quell'abominio calcistico che è Calciopoli, dove c'è di mezzo la politica, come già spiegai in un altro video. Io là non c'entrano niente i tifosi, però i più giovani si fanno influenzare da questo. Io ricordo, sempre a proposito di Bergomi, un Real Madrid-Inter, il Real Madrid-Inter della monetina, dove l'UEFA, scandaloso, allora c'era la report, era automatica praticamente la vittoria a tavolino della squadra avversaria. In quell'occasione non fu data, e con un avvocato con i controcoglioni come Peppino Prisco, cioè voi sapete di chi, voi interisti millennials, voi sapete chi è Peppino Prisco, studiate, guardate un po' chi è Peppino Prisco, studiate chi è Ivano e Fraizzoli, studiate chi è Sandro Mazzola, studiate chi è Lele Oriali, giocatore, altro che non mi devono toccare. E chi se ne frega dalla storia dei passaporti? Per me i campioni del mondo dell'82 li possono imputare per rapina a mano armata, a me non li devono toccare i campioni del mondo dell'82. E chi se ne frega della storia dei passaporti? Per me Oriali resta uno dei centrocampisti più completi della storia del calcio italiano. Il primo a sottovalutarlo è stato proprio Ligabue in quella canzone lì, Una vita da mediano, eh? Ma Oriali ha fatto l'ala sinistra, ha fatto il terzino, ha fatto il trequartista, lo scudetto 79-80. Oriali ha fatto non so quanti gol, è stato determinante, lui e Beccalossi, Lele Oriali. Ma stiamo scherzando? Una vita da mediano, ragazzi, se Oriali era un mediano, Gattuso cos'era? Dai, non scherziamo, con tutto il rispetto per il grandissimo Rino, ma Oriali era di un altro pianeta, tecnicamente, tatticamente e dal punto di vista realizzativo, e non aveva nulla da invidiare caratterialmente a Gattuso. Ragazzi, noi in questi anni abbiamo celebrato Gattuso, la grinta di Gattuso a centrocampo, ma ragazzi, le Oriali l'avete mai visto giocare? Cioè, non so. Lui e Tardelli erano una coppia di centrocampo meravigliosa in nazionale. Ma di che stiamo parlando? Ma quello non si tocca perché non è, fa ancora parte della famiglia. Io non ho mai sentito, per esempio, in Bergomi il livore usato da gente come Boniek contro la Juventus. Eppure per me Boniek, io non mi permetterò mai di parlare male di Boniek. Poi ci sono anche rapporti personali fra calciatori, dirigenti che influiscono, ma noi limitiamoci a fare il tifo. Per me Zbi Boniek è un altro, è un mito,
non mi permetterei mai, nonostante tutto, a parlare male di Zbigniew Boniek, che ci ha fatto godere in Europa talmente tanto lui con Platini, che per me è sacro Zbigniew Boniek. Ecco, io scendo il tifoso interista, intenditore di calcio, quello ante presidenza Moratti, con il presidente post presidenza Moratti, quello che piagnucola per gli arbitri, quello che piglia i bidoni, Vampeta, quello che dà via Roberto Carlos per tenersi Pistone, e la colpa se l'è presa tutta l'inglese, non ho capito perché, eh? Non l'ho capita perché. Poi questi bimbi minchia qui sono le stesse persone che ogni tanto si ricordano, ma noi avevamo Ronaldo il fenomeno, quello che li ha lasciati nella merda viene vantato, perché dobbiamo ricordare, molti di Ronaldo ricordano solo la prima stagione, non ricordano tutto il resto di Ronaldo. Il 5 maggio Ronaldo era in campo e non era colpa di Cooper, la testa della classifica. In testa alla classifica c'era arrivato con Vieri, Recoba e Callone e Ventola, non con Ronaldo. La presenza di Ronaldo in campo fu praticamente imposta da Moratti. Quando io vi dico che Moratti non capiva un cazzo di calcio, era così. Sto contestando Ronaldo? No, assolutamente. Ronaldo veniva da 2 anni di inattività, 2 anni di infortunio. E non vi fate ingannare dagli 8 gol ai mondiali, che tranne quello con la Turchia sono 8 gol a porta libera. Tranne il gol in semifinale con la Turchia sono 7 gol a porta libera, quelli di Ronaldo. Guardate e mi direte. O solo davanti al portiere. Sapete quando ne ha fatti Pippo Inzaghi di quelli? E dai, su. Poi, stavo dicendo, chi critica Bergomi, chi parla male di Bergomi, molto spesso sono le stesse persone che incensano Ronaldo, che non solo li ha lasciati nella merda nel 2002, con la scusa di Cooper. Ok? Ma poi non si è fatto scrupoli ad andare al Milan, il signor Ronaldo. E questi per un anno, alla grande in effetti, di Ronaldo, cioè, fanno quello che hanno fatto. Cioè, praticamente è come se noi juventini incensassimo Dino Baggio, che dopo che andò via dalla Juve ci sputò merda alla grande. Dino Baggio ci aveva fatto vincere con l'altro Baggio la Coppa UEFA. C'era mai al mondo un conto è Boniek che ti trascinava, un conto è Dino Baggio che o azzeccava il colpo di testa o il tiro da lontano oppure non lo vedevi in campo. Questo è qua. Ecco, loro gli interisti sono quelli che incensano Ronaldo il fenomeno, ma secondo me loro lo incensano più per invidia con lo Cristiano Ronaldo che per altro. L'Inter il triplete lo ha fatto con Milito, non con Ronaldo. Ha vinto la Coppa UEFA con una Lazio che non si reggeva in piedi. Me li ricordo il finale di stagione della Lazio di quell'anno, che arrivò settima dopo essere stata per 4 quinti della stagione in lotta per lo scudetto, crollò fino al 7° posto quella Lazio. Non so se guardate l'andamento del campionato del 98. Fanno vedere quel gol sulla neve. Ho capito. Ronaldo di qui, Ronaldo di là. Scusate, i napoletani con Maradona cosa dovrebbero fare? Cioè, ditemelo voi. I milanisti con Van Basten cosa dovrebbero fare? Dovrebbero aprire una chiesa? Non lo so. Dovrebbero fondare una religione? Ecco, questi qua che incensano tanto Ronaldo il fenomeno, che ripeto li ha lasciati nella merda nel 2002 e poi è andato a giocare nel Milan, sottolineo nel Milan, e parlano male di Bergomi perché Bergomi si è permesso, da persona capace, obiettiva, certo tifosa, ci mancherebbe. Perché se gli interisti dicono che parla male dell'Inter, gli altri tifosi dicono che invece è sbilanciato per l'Inter. No!
ragazzi, umanamente, ma uno che è stato una vita nell'Inter, pretendete che il sangue sia acqua? Non lo so. Questo è quanto. Ma ancora più insopportabili sono quelli che parlano male di Bergomi per qualcosa che ha detto, perché ne parla male, perché non è stato preso nella dirigenza. Ah, non è stato preso nella dirigenza, capirai la dirigenza. Cioè, mi dite voi che cosa ha fatto Zanetti da dirigente? Mi dite voi cosa ha fatto Zanetti da dirigente? Ricordate un qualcosa di eclatante, un qualcosa di positivo portato? Cosa ha portato la dirigente Zanetti all'Inter? Ditemelo. Ditemelo. Perché? Perché addirittura unico capitano Zanetti. Ma ragazzi, ma state scherzando? Ma state scherzando? Se vi sente Zenga vi piglia schiaffi a dire cose del genere. Zenga, altro grande interista. Oreali fa il commentatore. Oreali fa il commentatore. E Marocchi che ha litigato con Conte, ex compagni di squadra. Cioè, e Boban che litigava con Balotelli, giocatore del Milan. Cosa avrebbero dovuto fare i milanisti? Rinnegare Boban? Ma ragazzi, svegliatevi. Studiate un po' di storia dell'Inter. Non dico un po' di storia del calcio, un po' di storia dell'Inter. E andate a vedere chi è Beppe Bergomi. No, che ora celebrano qualche gol di Hakimi. Addirittura si permettono di dire Bergomi era scarso. Ah, perché De Vrij è meglio? Skriniar è meglio di Bergomi? Bastoni, non lo so in prospettiva, adesso è meglio di Bergomi? No, ragazzi, ripeto, non è un video contro gli interisti, non è un video contro gli interisti, ma un video contro certi interisti che di storia dell'Inter non ne sanno un cazzo. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, ciao.